Lo segue sempre Matteo Bardea, terza posizione per Elia Mazio, quarta posizione per Congione Maggi. Prendiamoci quello, allora, quello di ovviamente era sta fatta gara, per il troppo siamo nelle prime posizioni anche Pietro Gherardi della Atletica Valle Brembana. Abbiamo anche il nastro, deve rimanere qua però. E tra poco il primo ingresso dei quattro previsti al Mulino Meraviglia. Sempre con Cesare Cagliari, che è il primo ad entrare. Sono rimasti in nove nel gruppetto di testa, ma non sono distanti neppure gli inseguitori. Sì, che noi non abbiamo né ricordo, allora va bene. 5 minuti e 45 di gara con Cagliari, con Bardea, con Mantio, con Maggi. Sempre Cagliani a guidare su Bardea, su Mattio e su Maggi. Sembra setacciarci ulteriormente il gruppo di testa quando completiamo il primo giro con un tempo intorno ai 6 minuti e 41 secondi. Cagliani a guidare un gruppo composto di 9 atleti. Adesso anche gli altri ragazzi vanno a completare da primo quarto di gara con questo percorso vallonato che curve però discretamente ampie. Bene, allora quindi facciamo adesso il programma della giornata, i risultati se già li abbiamo. Abbiamo cominciato dunque il secondo giro, sempre con Cesare Cagliani a guidare. Claudio, hai moduli? E a setacciare ulteriormente il gruppo di testa. No, vado a prenderlo. Cagliani, Bardea, Marco, Maggi, Bellina, Gherardi, Demet, Cuiu e Cristofori. Più staccato c'è Giulitti. Ecco, quella delle Olimpiadi potevi essere più preciso. Lo so, io te l'ho buttata lì per dire, ci stiamo preparando. Adesso c'è un cambio al comando, ti porta davanti Maggi. Seguito da Mattio, da Bardea, da Cagliani e ben piazzato c'è anche Nicola Cristofori dell'Atletica Vicentina. Tu sei quello da 40 minuti parlando.
Restano in 5 sottomazione di Alcune Maggi. Allora, dovevo dire poi Marchio, poi Bardia, poi Tajani, poi Cristofori, e c'è anche Pedina nelle posizioni di vertice. Ho saluto Fabrizio, lui non è collegato. Quando siamo apro il microfono? No, in metà del secondo giro. Ci sono, ma il microfono spento. Sembra allungare adesso Maggi, prosegue il solo Marchio, c'è un piccolo buco adesso che cerca di colmare Bardea. Sei fuori tempo radio tu. Si è decisamente scremato il gruppo di testa proprio sotto la spinta di Congione Maggi, che ha sin qui resistito bene Elia Macchio, non distante Matteo Bardea. Quando ci avviciniamo al secondo passaggio all'interno del Mulino Meraviglia, eccoci al passaggio del Mulino con Maggi, con Matteo, con Bardea, poi seguono Cristoforo e Bedin, mentre sembra aver ceduto qualcosa Cesare Cagliari. Sì, sì, per me è il miglior fotografo questo qui. Siamo usciti dalla zona dei mulini e allora tra poco andremo a completare il secondo giro. Quando gli atleti giungeranno sul traguardo saremo esattamente a metà di questa prova maschile junior. Eccoci dunque al passaggio. Tra poco dovrebbero spuntare Maggi e Macchio. E adesso attenzione, perché Maggi sembra allungare, ha guadagnato qualcosina su Macchio. Ecco il passaggio 13.03 a metà gara con Maggi, con Matteo e poi adesso guida il gruppo Nicola Cristofoli, che ha superato Matteo Bardea. Ci sono anche Carlo Luciano Bedin e Cesare Cagliari. Transita Jonut Puglio, se io dovessi entrare lei mi caccia via, quindi Pietro Gerardi, Simone Giulitti, passaggio di Giovanni Artusi, quindi Andrea Tarini e Andrea Zamperetti, ora Patrizia Daroni della Dolomiti Belluno, quindi Pablo Luis Cappelletto. Dov'è quello che fa?
Alberto Sensatria, poi Alessandro Pacifici, quindi Alessandro Capasso. Mentre davanti prosegue la sua azione Maggi, seguito da Elia Macchio. Non altro per sembrano aver guadagnato un certo margine i primi due. Com'è? Con Funzione Maggi dell'Atletica Lecco Colombo Costruzioni, adesso è più netto il suo vantaggio su Elia Macchio, mentre c'è Beghine che prova a recuperare insieme a Cagliani. E però non mi ha cacciato via nessuno. Tre 0-4, quindi confermata una ideale proiezione intorno ai 26 minuti e pochi secondi per questa prova junior maschile. Mi sembra che stiamo lavorando troppo di più. E come nelle due gare allievi, sia tra le ragazze che tra i ragazzi, anche qui stanno dominando la prova degli atleti al primo anno di categoria, cioè classe 2003. Il campione va sull'eco del mio. Maggi, poi Macchio, attenzione al recupero di Benin, che invece è 2002. Tutti volta, Funzione Maggi. E tra poco entrerà Negurini, mentre su Macchio si è ricordato adesso Bettina, più attaccato c'è Cagliani, quindi a poca distanza anche di quella Cristofoli. Sono rimasti in 5 quando stiamo per entrare per la seconda volta all'interno, per la terza volta all'interno del Molino Meraviglia. Ma prima anche da solo, sono qua, sono qua apposta. Sempre spettacolare le immagini all'interno dei mulini. Ecco Borone Maggi al suo terzo passaggio, adesso è solo, si appoggia al muro per provare bene l'uscita. Più reto adesso il vantaggio su Macchio, a sua volta ha riguadagnato, adesso c'è Cagliani in terza posizione, mentre ha ceduto qualcosa a Bedin che in poc'anzi si era riportato sul secondo posto. Sì, parlavamo di te, è cresciuta da noi. Sembra circa 2 minuti e mezzo. È cresciuta la tua bambina, lì mi faccio dire. Magica, che se adesso esce dalla zona dei mulini, si ripresenterà sulla linea del traguardo. Dalla prossima dovete abbassare. Molto elegante l'azione di Funzione Maggi al 19° minuto di gara, ma non si è ancora
successivamente staccato in diamante, così come ha avuto una bella reazione adesso Cesare Cagliani. Tutti i ragazzi del 2003, quindi tutti i ragazzi al primo anno di categoria. Adesso si volta proprio omaggio a una delle curve per verificare il suo vantaggio. Ed ecco il passaggio di Maggi, 19-26. Lo segue poi Elia Macchio a 8 secondi, a 11 secondi c'è Cagliani, quindi Cristofori e Pedin, quarti e quinto, quarto Cristofori della Giulica Vicentina, quinto Pedin del team Lombardia. Questi i primi 5. Maggiore selezione sicuramente in questa gara, adesso passa in sesta posizione Matteo Bardea, che era stato protagonista dei primi giri, e appare in rimonta Simone Giolitti dell'Atletica Valvaraisa, che adesso ha scavalcato Yonic Uyu. E quindi il passaggio di Pietro Gherardi. E via via tutti gli altri. È cominciato l'ultimo giro per i ragazzi della prova junior. Sono selezionati i primi 5 con Maggi al comando, Acqui in seconda posizione, Cagliani in terza. In quarta c'è Cristofori, in quinta c'è Pedin, non sono però insieme, sono staccati l'uno dall'altro. Il giro che per i junior viene percorso di circa in 7 minuti. Si volta ancora Maggi, appare interessante il suo vantaggio. Con Macchio e Cagliani all'inseguimento per la seconda e la terza posizione. Quindi lì, quello che c'è, cioè, tutta la gente di lì, lì sono gli accessi. Io circa 4 minuti di gara ancora, quindi poco più di un chilometro e 300 metri. Quando stiamo avvicinandoci per l'ultima volta per i ragazzi junior ai mulini. Sembra aver fatto il vuoto con Gene Maggi, che approfitta delle curve per verificare il suo vantaggio, che era di 8 secondi al precedente passaggio. Sto tentando di far qualcosa, gli ho detto, vieni di là che ci dirà Gigi, Giorgio. Giorgio in giovedì. Difende bene la seconda posizione Elia Macchio dell'Atletica Valle Varaita, società molto quotata per le gare in montagna e ha dato tutto il trappo all'inizio. Non distante del Rio Macchio, lo sta bene ancora Cesare Cagliani. Ed eccoci al piccolo affallamento che introduce al passaggio nei mulini.
Siamo oramai all'interno dell'ultimo chilometro di gara. Non ancora fare un giro. Sì. Non mi ricordo più neanche come si fa, lo stavo diventando. Adesso per il terzo posto, l'attacco di Nicola Cristofori che prova a superare Cesare Cagliari. E siamo con Gione Maggi per l'ultima volta all'interno del Mulino della Viglia. Sempre il solito appoggio con il braccio al muro in uscita. Verifica il cronometro. E adesso è oramai uscito anche dal secondo mulino. E adesso dopo il punticello sull'Olona si avvia verso il ritiro conclusivo. Attenzione però perché non è distante via Matteo, sembra aver persino recuperato qualcosa, anche se ormai siamo nel finale. Buongiorno Maggi ha attaccato al secondo giro, attenzione perché sta tornando però sotto via Matteo. E alle spalle sputa Nicola Cristofori che ha superato Cagliani per la seconda posizione. È un bel finale, un certo, con Maggi che comunque mantiene il suo vantaggio ed è con Gione Maggi che vince questa prova della gara junior, Atletica Recco Colombo Costruzioni. Braccia al cielo anche per Elia Maggio della Atletica Pulizia Valle della Raita per lo sprint per il terzo posto per l'Atletica Nicola Cristofori, Atletica Vicentina su Cesare Cagliani. Siamo andati ben sotto i 26 minuti. Congratulazioni a Maggi, a Giovinchi, a Cristofori e a Cagliani che hanno condotto nella prima parte di gara. Grazie. Un saluto, un abbraccio tra i protagonisti. Bella gara di Corso e Maggi che ha staccato il gruppo al secondo giro. Una bella gara. E adesso i tre primi classificati vanno alla premiazione con Luca Zaffaroni che ci illustrerà la consegna delle medaglie, delle coppe, dei trofei. È giusto quanto. Quindi sono ancora qualche istante, attendiamo l'ufficializzazione della classifica da parte dei cronometristi, poi la verificheremo con i giudici. Ancora qualche istante per le premiazioni, tanto siamo abbondantemente in tempo, la prossima gara è alle 12.40, quindi la call room per le ragazze sarà alle 12.25. Abbiamo tempo per le premiazioni e stiamo aspettando ancora un secondo l'ufficializzazione da parte dei cronometristi della classifica dei primi tre arrivati. Passaggi. Almeno 10-15 km. Poi alla fine giornata è un euro a passaggio, quindi. Siamo un accordo. Ecco l'ufficializzazione della classifica. Maggi, Matteo, Cristofori, Cagliani, i primi quattro arrivati. Noi con i primi tre andiamo alla premiazione. Andiamo alla premiazione, quindi Maggi, Matteo e Cristofori per la premiazione.
ci portiamo nella zona del palco. Ricordo, prossima gara alle ore 12:40, prossima gara 12:40, gara femminile.